Mi chiamo Roberto Fattoruzzo, sono nato a Napoli, sono professore ordinario di chimica generale presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Lavoro a Caserta, al Dipartimento di Scienze Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche. Insegno chimica generale alla Federico II e dal punto di vista scientifico mi occupo di studiare la struttura e le interazioni delle proteine, che sono le proteine, sono le molecole più incredibili ed evolute che ci sono sulla Terra e probabilmente nell'intero universo. Nel periodo della mia vita, dei 10 ai 16 anni, ho trascorso circa un anno in Somalia, un paese africano eccezionale, dove ho avuto la possibilità di incontrare un mondo straordinario, diversissimo da quello in cui ero cresciuto. E questo mi ha fatto nascere una passione per imparare a conoscere la vita degli esseri viventi e anche degli uomini, e soprattutto per cercare di comprendere a livello molecolare. E di qui è nata la mia passione per la chimica, in particolare per la chimica dei sistemi biologici. Le biotecnologie sono delle tecnologie che permettono all'uomo di utilizzare sistemi viventi o parti di sistemi viventi per produrre ricchezza, beni o per far stare meglio le persone. In realtà l'uomo utilizza biotecnologie da sempre, pensiamo al pane, al vino, al formaggio, sono prodotti biotecnologici. Oggi però è possibile utilizzare pezzi di molecole per produrre ricchezza, per fare del bene. Si pensi a vaccino a mRNA, è un tipico prodotto biotecnologico molecolare. Questa è la biotecnologia molecolare ed è una scienza estremamente potente e utile per l'uomo. La possibilità che le molecole e gli atomi hanno di influire su ciò che è macroscopico. Io considero questa correlazione tra micro e macro un punto fondamentale dell'universo, ma l'uomo ne è poco conscio perché noi siamo macroscopici e viviamo in un mondo macroscopico, però il mondo macroscopico è determinato dalle molecole che lo costituiscono e nelle biotecnologie molecolari questa correlazione appare evidente. Che il mio paese, l'Italia, mi ha dato la possibilità di rimanere perché mi ha offerto una posizione di professore. Io considero una grande sfida quella di contribuire alla crescita di nuove strutture. Il mio Ateneo, quando ho cominciato a lavorarci, era stato fondato da pochi anni e riuscire a creare una nuova scuola di chimici a Caserta per noi ha rappresentato una soddisfazione enorme.